Nuovo appuntamento qui dal Dama 3 per un caffè fuori campo, quest'oggi per parlare del successo pesantissimo e molto meritato del Cuneo a Carpi. Ne parliamo col centrocampista Davide Lodi, che per la prima volta quest'anno ospite della nostra trasmissione. Siamo finalmente riusciti ad averlo qui con noi. Un successo veramente molto importante in trasferta contro la terza forza della classe, una partita io direi anche dominata, in cui avete creato tantissimo e avete portato a casa tre punti fondamentali per la lotta per la salvezza. Sì, diciamo che domenica abbiamo interpretato molto bene la partita sotto tutti i punti di vista. Poi c'è da dire anche che Marco Cristini è stato veramente devastante, ha fatto due gol bellissimi, ne ha sperato uno ancora più bello. È stata una vittoria, come dicevi tu, importantissima, che ci dà morale. Adesso dobbiamo continuare così e sperare di fare punti nelle due partite che restano da fare. Ecco, un successo più che meritato, però questo accresce magari i rimpianti per queste, alcuni passaggi a vuoto avuti durante la stagione contro le cosiddette piccole della classe. Sfoderate sempre delle prestazioni più che ottime contro i top team, e poi magari contro Tritium, contro altre società di medio-bassa classifica faticate di più. Secondo te a cosa è dovuto questo? Al fatto di sentire la pressione addosso di dover fare la gara, oppure qualcos'altro di psicologico, perché di fisico non penso. No, a livello fisico no. Purtroppo il calcio, come si suol dire, è strano, perché tante volte magari anche quest'anno meritavamo di vincere molte partite. Io, tornando un po' indietro, ricordo che adesso Porto Croaro, San Marino, cioè che erano partite da vincere, alla fine portavamo a casa zero punti. Purtroppo nel calcio queste cose succedono, l'importante è non guardarsi indietro, cercare di guardare avanti e finire il campionato nel migliore dei modi, senza piangersi addosso, però guardando con ottimismo al futuro. Ecco, domenica è stato decisivo Cristini, direi per l'ennesima volta. Cristini sta facendo comunque una stagione veramente importante, in un anno in cui le punte comunque hanno avuto diversi problemi. Adesso è tornato comunque Torri, che ha fatto due gol in due partite e sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale. Per te com'è stata questa annata da centrocampista? Siccome probabilmente in mezzo al campo sono viste le cose migliori quest'anno del Cuneo, con Cristini, con Palazzolo, con Longhi, con te stesso, Danucci, sono stati tutti comunque giocatori che hanno dato il loro contributo. Tu hai avuto degli infortuni che comunque ti hanno spezzettato un po' la stagione, però adesso in questo finale di campionato sei tornato titolare sei tornato titolare nonostante la rosa centrocampo sia praticamente al completo, perché adesso l'unico assente è praticamente Danucci. Sì, diciamo che in mezzo al campo alla fine chiunque gioca, anche Garavelli, che domenica ha giocato a centrocampo, ha fatto molto bene. Purtroppo dal punto di vista personale ho avuto questo infortunio al Como che mi ha tenuto fermo 2 mesi, però sono molto soddisfatto da quello che ho fatto. L'unico pecca che mi do, cioè no, ce n'è tante da mettersene. Però quella che mi fa un po' così pensare è il fatto di non aver fatto ancora un gollettino, perché magari un gollettino in più sarebbe stato... Sì, no, vabbè, in mezzo al campo fortunatamente, dove in qualsiasi posizione l'importante è che si riesce a giocare, però quello che mi manca un po' di più è stato il gol, perché ogni anno
un gollettino lo faccio sempre, ci sono andato vicino, però quello è quello che mi è mancato. Poi per quanto riguarda il centrocampo, siamo tutti giocatori, dal mio punto di vista, degli ottimi giocatori, anche Danucci che si è fatto male al polso, sfortunatamente è un giocatore secondo me fortissimo, però chiunque gioca lì in mezzo secondo me ha fatto la sua parte, speriamo di continuare a farla nelle ultime due partite. Tra l'altro ricordiamo che tu l'anno scorso ne hai fatto uno, mi ricordo, pesantissimo, al 96esimo al Paschiero e hai mandato in visibilio tutto in un momento della stagione cruciale, quindi sì, purtroppo sono mancati due, adesso vediamo, mancano ancora due partite, magari di nuovo un gol pesante per la salvezza, quindi non si sa mai. Ecco, allora, ci hai detto appunto di Garavelli a centrocampo, spiegaci un attimino, perché domenica non avete giocato con un modulo usuale, tra virgolette, avete magari modificato leggermente le posizioni in campo. Ecco, spiegaci un po' com'era, i quattro dietro, ok, perfetto, dal centro... Cioè, con Serino, con l'ingresso di Serino, ecco, erano cinque dietro con l'ingresso di Serino, ecco, da centrocampo in su, cosa è cambiato con Garavelli a fare il playmaker, a far ripartire l'azione, a farla collante fra le punte? Spiegaci un attimino questa peculiarità tattica di questa partita. Sempre dal mio punto di vista, come l'ho vista io. Innanzitutto vorrei ricordare l'infortunio di Alessandro Ruggeri, che purtroppo dopo 3 minuti, dopo un lungo rientro, si è fatto di nuovo male. Un grosso in bocca al lupo a lui, che possa rientrare al più presto. Poi per quanto riguarda il modulo, noi durante l'anno abbiamo già adottato questo modulo perché siamo partiti con i 5 difensori e quindi è un modulo che già sapevamo fare, naturalmente il mister ci ha dato una rinfrescata dal punto di vista tattico e quindi i giocatori, anche Garavelli a centrocampo, anche l'anno scorso con Lentella all'andata giocò lì. Quindi quello che ha stupito di più è Cristini, perché Marco ha giocato dietro la punta e ha reso, non so, secondo me ha reso tantissimo e ci ha fatto vincere la partita alla fine, perché l'abbiamo vinto tutti insieme, però lui è stato quello che ci ha dato la... Quindi era un 5-3-1-1. Sì. Anche perché comunque hai due esterni che spingono, all'inizio c'erano Donida e Ruggeri, poi è entrato Serino, però dipende come viene interpretato, come diceva il mister dopo la partita, se viene interpretato bene come è successo domenica allora riesci ad esprimerti meglio. Sì, e questa è anche la fortuna di avere tanti giocatori duttili. Perché comunque Garavelli può giocare in tante posizioni a centrocampo, Serino può giocare in diverse posizioni, Cristini, che secondo me quando ha giocato da trequartista quest'anno ha fatto sempre grandi cose, sicuramente aspettando i gol delle punte, che adesso sono arrivati perché con Torri sicuramente il finalizzatore c'è, i centrocampisti hanno fatto la differenza. Adesso siete... Avete allungato sul Porto Gruaro, siete a più 4 e siete rimaste più 2 sul Como. Ecco, adesso la situazione è cambiata rispetto a un paio di giornate fa, perché il Como, che sembrava quasi tagliato fuori, si ritrova ad essere la principale avversaria. Invece il Porto Gruaro sembra in caduta libera, perché nelle ultime giornate è praticamente rimasto fermo. Secondo te sarà una lotta con il Como queste due partite, o il Porto Gruaro potrebbe rivelarsi l'avversario principale? Secondo me dipenderà molto da come andrà la prossima giornata in cui voi riposerete, e penso che se il Como non vincesse una partita difficile, con l'Entella gioca, no? Quindi una partita molto complicata, le probabilità di una salvezza diretta aumenterebbero, e non di poco per voi, perché comunque col Porto Gruaro, che in ogni caso resterà dietro dopo la prossima giornata, non lo so, secondo me se l'Entella vi dà una mano, certo, festeggiare poi con l'Entella la penultima giornata sarebbe proprio il massimo, l'ennesima volta contro l'Entella. Sì, noi adesso purtroppo riposando dobbiamo sperare sull'Entella, quella è l'unica cosa, e comunque il Porto Gruaro non lo do per finito, perché
ancora tre partite, anche se difficile perché alla fine del campionato non ci sono partite facili, e poi dobbiamo affrontare le due partite come abbiamo affrontato domenica. Naturalmente tutto dipende da quello che farà il Como, perché se il Como dovesse vincere a Chiavari con Lentella, dopo si complicherebbero un po' le cose. Però non bisogna disperare, bisogna essere fiduciosi e poi andare in campo e fare i punti che dobbiamo fare, e poi quello che avviene ci prendiamo. Adesso pesa ancora di più la doppia vittoria che avete avuto con il Como. Il pareggio e la vittoria per gli scontri diretti. Sì, anche quello è da vedere. La cosa importante era arrivare davanti al riposo. Poi se il Como dovesse pareggiare, perdere o vincere, se noi dovessimo essere davanti a loro la prossima settimana, allora saremo padroni del nostro destino. Quindi avremo tutto nelle nostre mani per riuscire a centrare la salvezza. Ecco, come voi giustamente domenica riposate, come si vive una settimana dove non c'è come obiettivo la partita della domenica, ma dovete viverla basandosi sui risultati delle altre squadre, cioè sotto il punto di vista fisico, che cosa cambia nella preparazione, e sotto il punto di vista mentale, si riesce sempre, voi siete professionisti quindi sicuramente sì, però riuscite ad allenarvi con la stessa concentrazione? Cambia qualcosa anche dal punto di vista non dell'impegno, del lavoro che si svolge durante la settimana? Dal punto di vista della preparazione sicuramente varia qualcosina, poi dal punto di vista della concentrazione, dell'impegno, specialmente a questo punto del campionato c'è sempre il massimo impegno da parte di tutti, sia da chi gioca, chi non gioca, anche perché si deve fare di tutto per arrivare alla partita contro Lentella in casa al 100%. E quindi si prepara come le altre. Naturalmente un po' di ansia ti sale, perché devi stare lì a sperare che i risultati vadano come devono andare. Ecco, si parlava del modulo utilizzato a Carpi. Visto che Martini non ci sarà anche contro Lentella, perché deve scontare due turni di squalifica per quella presunta manata, che ancora bisogna vedere se c'è stata o no. Comunque, a parte questo, sarà il modulo anche che utilizzerete contro Lentella, o magari giocando in casa potrebbe tornare un modulo con due punte, quindi con un Ferrario dal primo minuto insieme a Torri, secondo te? A parte che adesso mancano 10 giorni alla partita, quindi ci sarà modo per il mister di preparare la partita nel migliore dei modi, ma sarà sempre un 3-5-1-1, o si tornerà magari al modulo classico con il rombo? Cioè, sarà più una partita, siccome Paschiero è stato abbastanza un tabù quest'anno, sarà, e visto che Lentella comunque è una squadra anche questa molto forte, punterete sul fare la partita o su ripartire in contropiede, perché comunque Lentella è una squadra forte nonostante giochiate in casa? Ma il modulo, come dicevo prima, è relativo, perché domenica abbiamo giocato con i tre difensori o cinque, come si vuole vedere, abbiamo fatto 3 gol, altre volte abbiamo giocato con le due punte, non abbiamo segnato. Tutto sta da come viene fuori la partita. Poi sarà il mister giustamente a valutare come giocare, quello naturalmente lo deciderà il mister. Di certo c'è che entreremo in campo per vincere la partita, sia che se giochiamo a 5 o se giochiamo a 1, in tutti i modi cercheremo di portare a casa la vittoria. Bene, facciamo una piccola domandina che non c'entra tanto il Cuneo, c'entra il campionato chiaramente. Ecco, in testa e in coda ci sono due duelli, uno per vincere il campionato e l'altro per non retrocedere in modo diretto. Ecco, tu come vedi questi due scontri? Triton Treviso e Trapani Lecce. Bene, alla fine chi la spunterà secondo te, che hai vissuto dal campo il giocarci contro queste squadre? Ma innanzitutto, secondo me, il Trapani ha
avendo avuto l'esperienza dell'anno scorso dove ha perso il campionato in pratica alla fine, quest'anno non sbaglierà perché ho visto una squadra veramente quadrata, forte in tutti i reparti, anche se non c'è da dire che qui l'abbiamo messi molto in difficoltà, però quella è la squadra che secondo me vincerà il campionato, almeno penso. E poi giù anche la Tritium penso che riuscirà a fare i play-out perché l'ho visto un po' meglio rispetto al Treviso. Sì, sicuramente l'andamento di questo campionato, a mio parere, finisce per rivalutare quello che è stato il vostro cammino, perché comunque un campionato che si è dimostrato molto difficile, molto equilibrato, con tante squadre che possono giocarsela in ogni partita, perché nessuno penso si sarebbe mai aspettato che il Lecce fosse dietro o comunque dovesse giocarsela punto a punto con il Trapani. Cioè, secondo voi c'è qualche rimpianto per essere arrivati a questo punto, cioè, soprattutto considerando i due mesi che avete passato senza vittorie? Secondo voi si poteva fare qualcosina di più, o alla fine, anche visti gli infortuni, tutte le cose che sono successe ad inizio 2013, siete in linea con le aspettative? Perché comunque è stato un campionato a tre facce praticamente. La prima parte, anzi erano quattro facce, perché la prima parte è molto difficile, poi una seconda parte con un'esplosione e una rincorsa addirittura ai playoff, poi una terza parte di nuovo complicata, e adesso questo finale in crescendo con una serie positiva che adesso va avanti da cinque partite, no? Quindi un finale importante. Secondo te, come, cioè, siete in linea con le aspettative o qualche piccolo rimpianto c'è, indipendentemente poi dall'aver vinto magari con squadre forti e aver perso punti con quelle più alla portata? Ma adesso rimpianti, sinceramente, l'unico pensiero che è nella mia testa, penso nella testa di tutti i miei compagni, è di riuscire a centrare la salvezza. Poi alla fine io dico sempre che ognuno nel calcio ha quello che si merita. Se noi riusciamo a salvarci, vuol dire che abbiamo meritato di salvarci e fare questo campionato qui. Di rimpianti, purtroppo, durante la stagione ci sono degli alti e bassi, quest'anno è capitato così, anche l'anno scorso quando abbiamo vinto abbiamo avuto un leggero calo, poi ci siamo ripresi, queste cose nei campionati succedono ed è successo anche quest'anno, purtroppo è successo per un periodo un po' più lungo, però l'importante è stato rialzarsi e cominciare a correre di nuovo. All'inizio stagione vi avessero detto che a questo punto eravate due punti sopra playout, cioè ci avessi messo la firma? O... Io sì, perché l'obiettivo era salvarsi, naturalmente avrei voluto avere le stesse partite degli altri, quello sicuramente, perché avendo una partita in meno la firma non l'avrei messa, però se avevo tre partite come gli altri a due punti, sì, sicuramente. Parliamo un attimo di Serie A, del Cuneo in A, no, aspetta, del Palermo che è la tua squadra del cuore, che manco a farlo apposta, c'è stato questo rissone finale in un derby che ogni anno sembra sempre più infuocato dall'omicidio Raciti, eccetera eccetera. Bene, lasciando stare questi fatti che sono beceri ignoranti, la situazione del Palermo, partito con delle aspettative ben diverse, come lo vedi? Giocatori come Miccoli, Ilicic, Dybala, eccetera eccetera, che lottano per non retrocedere, com'è possibile? Sarà mica colpa di Sannino e di tutti gli allenatori che ha cambiato Zamparini? O c'è qualcosa sotto? Come l'analizzi questa stagione, che poi sta coinvolgendo anche il Genoa, un'altra nobile del calcio italiano, quindi comunque non è, può anche essere solo un'annata. Ecco, noi poi gireremo questa intervista al presidente Zamparini. No, io naturalmente la guardo da tifoso. Sicuramente Zamparini, il palermitano, lo deve solo ringraziare, perché 10 anni che tiene il Palermo in Serie A, quindi c'è solo da ringraziarlo. Naturalmente c'è da dire che forse la gestione degli allenatori è un po' troppo leggerina sotto quel punto di vista, perché dopo che uno perde
tre partite, lo manda via, poi lo richiama. Pensa a Pioli, che non ha neanche iniziato la prima di campionato, è stato esonerato. Comunque la situazione del Palermo è difficile. Io da tifoso naturalmente dispiace questa situazione. Fortunatamente è tornato Sannino, ha riacceso un po' una piccola fiammella di speranza. Domenica scorsa in casa col Bologna ha riempito di nuovo lo stadio, quindi vuol dire che la gente ci crede. Per quanto riguarda la partita di Catania, comunque la squadra è rimasta viva, perché al 95esimo è riuscito a pareggiare 1-1. E nulla, speriamo che riesca a salvarsi e poi vedremo. Torniamo in provincia di Cuneo. C'è una squadra che al 99,9% l'anno prossimo sarà anch'essa in Lega Pro, cioè il Bra, che ha fatto un campionato incredibile. Domenica con ogni probabilità chiuderà i conti e festeggerà in casa. Tu hai avuto modo di seguire questa squadra? Come hai visto? Se c'è stato qualche giocatore che, per quello che hai potuto, ovviamente non hai potuto vedere partite, però per quello che hai potuto leggere o sentire, ti ha fatto impressione, ti ha impressionato, ti ha sorpreso? E se pensi che una volta che vi siete salvati, e speriamo, non possa essere molto interessante poi un ipotetico derby, perché ricordiamo che se vi salvate quest'anno vi salvate, è una doppia salvezza, perché poi l'anno prossimo non ci sarà retrocessioni. Se la prospettiva di un derby in Lega Pro fra Cuneo e Bra ti stuzzica, perché sarebbe molto divertente, oltre al fatto che sarebbe un derby storico in C. Sì, ho visto che il Bra domenica ha vinto 2-1, ogni tanto guardo, perché c'è Daniele Galfre, che è stato mio compagno di squadra 2 anni qui, che è un talismano, perché dove va vince i campionati, questo è il terzo anno che vince il campionato, quindi sono molto contento per lui, perché è un ragazzo serio, un bravo giocatore, un bravo ragazzo, si merita sicuramente di tornare in Lega Pro per giocarsi le sue carte. Poi per quanto riguarda il prossimo anno, io sono sincero, voglio pensare solo il mio chiodo fisso adesso è pensare alle partite che mi rimangono, poi quello che verrà ben venga. Cioè, sì, quello poi si vedrà. E comunque se dovesse salire in C2 e fare il derby tra 2 anni, ben venga. Spero che ci sia anch'io tra 2 anni, quello sicuramente, però comunque se fa piacere è nulla tutto qua. Beh, anche perché comunque mettiamo pure che Ilicic verrà venduto, quindi magari il Lodi a Palermo lo escluderei, perché comunque direttori sportivi cambiano, magari questo amore per la maglia rosa. Allora, quindi ci si avvicina a questo fine di campionato. Tu mi hai detto prima che sei relativamente soddisfatto della tua stagione, ti manca il gol. Bene, allora facciamo una promessina qua davanti alle telecamere, una promessina effimera, nel senso, promettiamo un gol o comunque qualcosa che poi ti veniamo a prendere qua al Damma 3, diciamo, ma complimenti o non complimenti? No, vabbè, promesse no. Allora mettiamola così, buoni intenti. Buoni intenti è diverso. I buoni intenti ci sono sempre. Io l'unica cosa che posso dire è che metterò il mio solito impegno, lotterò ogni pallone, perché tante volte magari recuperare una palla no, quello no, perché il gol è, però di fare di tutto per riuscire a dare una mano ai miei compagni, quello sicuramente, e cercare di far divertire il pubblico, che spero che per l'ultima partita riesca a darci una mano col calore che io conosco, perché quando il Cuneese viene allo stadio magari ci dà una mano anche a vincere la partita. Allora noi ringraziamo Davide Lodi, ovviamente gli auguriamo in bocca al lupo per le prossime due partite. Ricordiamo che il Cuneo giocherà fra una decina di giorni in casa contro la Virtus Entella per la penultima giornata, e poi chiuderà in trasferta contro la Feralpi Salò, e vedremo poi ovviamente come andrà a finire. Speriamo ovviamente di poter festeggiare a breve la salvezza. Grazie Davide. Grazie.